Qua Firas Motadi, il vostro personal trainer, oggi vi guiderà in un nuovo tutorial come creare dei pesi per una sbarra, ok? Quindi sicuramente la sbarra sarà un manico di una scopa, quindi noi in questo momento andremo a creare dei pesi. Io ho preso 4 bottiglie riciclate, quindi ho già utilizzato l'acqua all'interno, lo riempite di nuovo di acqua dal rubinetto. Prendiamo uno scotch da scatole, mettiamo tutte le bottiglie giù, dritte in piedi, le avviciniamo tutte qua, in questo caso ho preso una marca di bottiglia che sono quadrate, non sono tonde, facciamo un giro sotto, tiriamo lo scotch, ok, uno, andiamo in mezzo, facciamo un altro giro di scotch. Fatto il primo giro, lo tiro, lo scotch, due, ritorno giù, ne faccio un altro giro, e poi a mio piacere ovviamente ci posso fare quanti giri voglio di scotch alle bottiglie per proteggerle. Mi raccomando, assicuratevi che i tappi siano sempre bene bene chiusi, indubbiamente. Poi una volta ogni tanto, ecco, ogni volta prima di iniziare a utilizzare il peso, vedete, la giro all'incontrario, siccome non mi sembra ancora abbastanza solida, la giro a testa in giù e ci faccio un altro giro, sicuramente anche sotto. Ora purtroppo lo scotch si fa anche un attimino un po', eccolo qua, l'abbiamo ripreso, lo tiro lo scotch, lo tiro. Perfetto, il primo peso ce l'ho, questo peso qua pesa 6 kg, ok, e ne abbiamo uno. In questo momento ne dobbiamo creare subito un altro e mettiamo a fianco di nuovo le 4 bottiglie, ma le potete pure utilizzare 3, dipende da voi. Io ho utilizzato 4 per organizzare una forma geometrica quadrata, perché poi vedrete che il bastone si incastrerà all'interno. Quindi il primo giro per iniziare, prendo un attimo le bottiglie, fate attenzione, il primo giro mi si stanno muovendo anche a me, quindi con molta calma, ok, lo impunto così, vado, me lo risistemo bene che si è mosso, quindi vado a trovarmi le posizioni, perfetto, vado a cercare un altro punto più alto, gli do un altro punto qui. Ok, vado a mettergli un punto in testa, mi raccomando, dopo che avete riempito le bottiglie, asciugatele, perché comunque un po' di gocce vi raccomandate che siano ben chiuse, testa in giù, di nuovo. In questo momento io ho precisamente 2 pesi dallo stesso peso, quindi gli esercizi ne posso utilizzare 2 tipologie. Uno, intanto ho creato una barra, quindi uno, un po' di spazio sul tavolo, due, guardami. Ok, preferibilmente in legno, e voilà. E potete usare una barra da 12 kg. Perfetto. Abbiamo una barra da 12 kg. Che posso fare? Vi alzo un po' la telecamera. Posso fare i bicipiti.
posso fare le alzate frontali. Ok, se poi è troppo il peso, posso pure utilizzarlo solo uno, quindi tolgo un peso, lo metto centrale, guarda, voilà, ho 6 kg di barra da utilizzare, ok? Posso fare i bicipiti, posso fare i tricipiti, posso fare tutti gli esercizi che so fare. Detto questo, ogni tanto assicuratevi che i pesi stiano bene. Se hanno bisogno di un altro giro di scotch, glielo fate. Se succede qualcosa perché li buttate a terra, può essere che cade una volta, lo smontate e lo rifate di nuovo. Detto questo, un saluto a tutti quanti dal vostro amico Firas Motardi, personal trainer. Vi aspetto anche nelle mie lezioni che sto facendo tutti i giorni alle 16 nella mia pagina Facebook che si chiama Firas Motardi, personal trainer. E vi saluto tutti quanti, spero che questo tutorial vi torni utile, assolutamente, perché nel suo scorso tutorial vi ricordo che abbiamo fatto intanto utilizzando 5 bottiglie, che chi l'ha visto se lo ricorda, 5 bottiglie d'acqua per usarli come manubri. C'era una bottiglia dentro e voilà, e questo è 7 kg e mezzo di manubri. Quindi siamo arrivati a creare 2 manubri, ne ho 2, un altro lì, e adesso abbiamo pure fatto la sbarra da 12 kg. Ragazzi, da istruttore, 12 kg va bene per lavorare. Posso farci il petto, mi sdraio a terra, se ho la fortuna di avere una panca utilizzo quello che voglio, preferibilmente vi consiglio un bastone in legno, però in tal caso potete usare quello in ferro. Ciao a tutti!